Da quando partono i saldi? I saldi partono da domani, dal 5, in quasi tutta l'Italia. Due regioni sono partite anticipatamente il 1° di gennaio, che sono, se non erro, Basilicata e Val d'Aosta. Tutto il resto partirà domani. Che cosa si attende lei? Vediamo, magari qualcuno che non ha avuto per un motivo o per un altro, anche con tutte queste vicissitudini sanitarie che ci sono, magari non ha avuto il tempo o il modo di fare shopping natalizio o prenatalizio, lo può fare adesso anche con dei vantaggi. Senta, ci sono stati anche qualche negozio oppure qualche attività che ha anticipato i saldi, però in realtà com'è andata questa stagione? La stagione è andata, parlo a livello personale, comunque soddisfacente per quello che è il momento di adesso. Dobbiamo comunque accontentarci di quello che è una situazione ormai consolidata su queste, come dicevo prima, vicissitudini sanitarie che ci sono. Quindi non si può pretendere la luna, però si deve sempre cercare di fare il meglio possibile, siamo qui per questo. Come sono cambiati i gusti, i generi delle persone? Quanta fatica ci vuole per cercare, come lei, magari ritrovare cose che non appartengono a tutti? Ma non è una fatica, è un piacere, è un divertimento, perché quando questo lavoro piace e si fa con amore, ogni anno cercare la cosa di tendenza, il capo esclusivo, per me è sempre un divertimento, anzi io non vedo l'ora ogni anno di cambiare sempre la stagione. Io di solito non faccio i saldi, faccio i sconti, che è più importante, capito? Vabbè, comunque sì, chiaramente è un momento importante per le attività commerciali, quindi è un momento che diciamo serve per cercare di smaltire le cose che magari abbiamo comprato in più, e nello stesso tempo serve anche per incassare un po' di soldi che ce n'è bisogno, quindi ecco, è un momento diciamo che ci vuole. Considerando l'anno che abbiamo trascorso con la pandemia e tutto, com'è andata a livello commerciale? Ma diciamo che purtroppo si risente molto di questa pandemia, quindi ormai sono 2 o 3 anni che diciamo, il filone è sempre lo stesso. Si cerca di reggere, però siamo sempre lì. Siamo abbattuti ancora dalle tasse, siamo ancora abbattuti dagli aumenti delle cose che ci servono, come la luce, il gas. Quindi ecco, diciamo che le attività fanno molta fatica a resistere. Quindi ecco, io spero che qualcuno alla fine se ne accorga, però non mi sembra, al di là delle tante parole che fanno, che poi diciamo ci siano anche i corrispettivi veri. È stato un anno un po' difficile per la pandemia, ma com'è andato? Allora, diciamo che dopo la chiusura abbiamo ripreso abbastanza bene con le vendite. È rallentata un po' a novembre per il fatto dei contagi che erano riaumentati di nuovo, e il Natale alti e bassi, alti e bassi. Senta, da domani cominciano i saldi, cosa si aspetta? Ah, noi ci aspettiamo di fare dei buoni incassi, che ci sia movimento e che insomma un po' riprenda il ritmo del lavoro in maniera positiva, ecco. Da domani partono i saldi, cosa si aspetta lei? Cosa mi aspetto? Mi posso aspettare quello che è oggi. Oramai tutte le stagioni ci sono questi saldi a ridosso del Natale e della, chiamiamola, fine stagione. Ma il saldo non è niente di particolare, io parlo per me stesso, cioè per me le idee mie sono i saldi. È come quelle persone che vanno, se tu andassi a lavorare ti danno, non so, un tot cifra, 2 o 3 volte all'anno o qualche mese, te la decurtassero del 30, 40, 50, 60, 70% questi maghi. Non credo che sia una cosa giusta. Il saldo in sé per sé serve per smaltire parecchia roba degli altri anni per me, che non è super corretto, ma io ti parlo per me, parlo sempre per me. Il saldo non è una bella cosa, però giustamente le famiglie devono risparmiare, o meglio sono convinte di dover risparmiare, poi dopo nella sostanza non lo so, però io la vedo dura. Com'è andata quest'anno con questa pandemia e tutto il resto, ma insomma
Allora, io tutti i ragionamenti li faccio sempre parlando del mio, non mi posso lamentare di quest'anno. O Arezzo è stata un'oasi felice o altre cose, abbiamo visto determinate persone, forse anche l'ingresso di questa parte nuova, non lo so, insomma diciamo che io il mio Natale ha portato dei buoni doni, Babbo Natale questa volta, sì, e non mi posso lamentare.